Buongiorno, sono Francesco Girolmoni e vi parlo della Biblioteca Comunale di Magione. Vorrei darvi alcune informazioni sulla Torre dei Lambardi, ovvero la Torre di Magione. Pian di Carpine era questo il nome dell'odierna Magione in epoca medievale. Il nucleo abitato era situato tra l'ospedale fortilizio e la torre edificati dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, detti anche gerosolimitani. La loro presenza nel territorio è attestata già nella seconda metà del XII secolo. Il nucleo originario del castello, edificato intorno al 1170, aveva la funzione di hospitalium, cioè luogo di accoglienza per i pellegrini diretti verso i grandi centri della cristianità medievale. I successivi ampliamenti risalgono al 1400. La torre di Pian di Carpine fu costruita tra il XII e XIII secolo dai cavalieri di San Giovanni, lungo la strada che collegava Perugia al lago Trasimeno e quindi alla Toscana. Costituiva con il castello un importante baluardo a difesa del paese. Le guardie a presidio della torre di Pian di Carpine avevano il controllo della strada sottostante, passaggio obbligato per il traffico delle merci, tra le quali il pesce diretto verso Perugia dalla riva settentrionale del lago Trasimeno. Dopo un periodo di crisi, culminato verso la metà del XIII secolo, Perugia e i cavalieri di San Giovanni rinsaldarono i loro legami nei decenni successivi. Nel 1335 si ha notizia della prima occupazione della torre ad opera dell'aretino Pier Saccone della famiglia dei Tarlati di Pietramala, ma dopo pochi giorni le sue truppe si ritirarono dal contado perugino, lasciando la fortezza ai legittimi proprietari. Nel giugno del 1335 Pietro Saccone, della famiglia dei Tarlati di Pietramala, saccheggiò tutto il territorio del Trasimeno, bruciando i borghi di Tuoro, Monte Ruffiano, Torricella, Monte Colognola, Monte del Lago, Pian di Carpine, San Feliciano, Montalera, Panicarola ed altri centri minori. Di questa spedizione militare fu stilata da un suo uomo una relazione ricordante i primi 3 giorni, in cui viene riportata anche la presa della torre di Pian di Carpine. Tornai al capitano e a Messer Ruberto. Andammo nella sera ad albergo in Piano di Carpano, la quale è tutta siemi bene di 700 case, a modo d'una città. E temendo che non ci facesse rimoreggiare la notte gente che era alla badia recoverata, che è in fortezza, richiesi quegli uomini che c'erano dentro che io voleva mettere in la torre 2 guardie. Non me volsero dar la torre, anzi me feceno balestrare. Per questa cagione la gente combatterono e t'avemola innanzi che fossi notte, sicché vennero la misericordia per uomini morti. Ed come noi la avemo, io per reverenza del comune di Pisa, in cui cosa ella è, e perché si tedeschi fossero entrati dentro, li averino tutti morti e non me ne saria potuto riparare. Si ne levai i tedeschi e fecero un patto con loro, che quelli che erano dentro
diano 300 fiorini d'oro.